One Podcast. Ogni tanto qui a Ma Perché mi capita di dedicare una puntata all'uso che si fa di nuove parole o espressioni. Chi segue questo podcast da qualche mese lo sa. Ed ecco, una di quelle che ultimamente mi hanno incuriosito di più è social freezing. Sia chiaro, non è per nulla una parola nuova, anzi, ma scommetto che non sono in tantissimi di voi a sapere esattamente cosa voglia dire. Io ammetto, fino a qualche tempo fa non lo sapevo. Ultimamente invece questa parola viene utilizzata sempre di più e ciò a cui si riferisce è un tema di grande attualità. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, il social freezing è la pratica di congelamento degli ovociti. E uno dice, che scoperta! Infatti, oggi qui però non affronteremo il tema che riguarda, come dire, l'uso di questa parola, ma appunto il suo significato e il suo impatto. Secondo i dati presentati nel 2022 al 34esimo meeting della Società Europea di Riproduzione Umana, in Italia questa pratica, quella appunto del congelamento degli ovociti, è, come si dice in questi casi, decollata. Le donne in età fertile che decidono di crioconservare gli ovociti sono sempre di più. In molti paesi europei quella della conservazione della fertilità, come viene chiamata, è una scelta di moltissime donne da diversi anni. Una relativa novità invece per l'Italia. Tuttavia, nonostante le donne che decidono di crioconservare appunto gli ovociti siano sempre di più, quelle che poi decidono di utilizzarli e quindi di intraprendere una vera e propria gravidanza o un tentativo di questa sono abbastanza poche. Gli esperti del Centro di Bruxelles per la Medicina della Riproduzione hanno registrato l'esperienza di 563 donne che hanno appunto congelato le uova tra gennaio 2009 e novembre 2017. Bene, di queste soltanto il 7% ha poi effettivamente fatto scongelare gli ovociti per procedere appunto con la fecondazione vera e propria. Come dire, in ballo ci sono diversi fattori e quello legato al tempo, no, che passa non sembra essere l'unico. Eppure in Europa e oggi anche in Italia si parla sempre di più di social freezing. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Roberta Villa, medico e giornalista scientifica. Questa è la risposta che mi ha mandato. La possibilità di conservare in azoto liquido gli ovociti, le cellule uovo delle donne, è stata una grandissima conquista per la medicina della riproduzione, soprattutto perché consente a chi deve sottoporsi a chemioterapia, a radioterapia a livello pelvico, oppure a altre condizioni mediche che potrebbero compromettere col tempo la fertilità, di conservare i propri ovociti per il momento in cui potrà andare incontro a una gravidanza. Da qualche anno questa stessa procedura viene proposta anche a donne giovani senza nessun particolare problema di salute, con una prospettiva però di voler rimandare la gravidanza in età più avanzata. Questo processo, che viene chiamato social freezing, viene consigliato sia in vista della possibilità prima di perseguire i propri obiettivi professionali, sia in attesa di trovare il partner giusto, sia comunque come una riserva, una garanzia in caso, per qualunque ragione, poi ci si trovasse in difficoltà ad avere un figlio. Questa procedura tuttavia non è banale, a parte i costi, perché richiede 2-3 mila euro l'intervento in sé, diciamo la preparazione e l'intervento in sé, seguito da 200-300 euro fino a 500 euro l'anno per la conservazione di questi ovociti. È un intervento medico comunque, quindi per quanto abbastanza sicuro, con tutti i possibili rischi legati per esempio alla stimolazione ormonale che deve essere eseguita con delle iniezioni quotidiane per 2 settimane da parte della donna, con un piccolo intervento per il prelievo degli ovociti. A questo non corrisponde
la garanzia assoluta poi del successo di questa pratica. Per cui credo che le donne dovrebbero essere ben informate che non si tratta di un'assicurazione, di una garanzia, si tratta di un'opportunità che ha dei costi sia economici che potenzialmente di salute, e anche del fatto che una volta poi ottenuta una gravidanza in età più avanzata, bisogna tener conto anche dei rischi legati a questa gravidanza, che comunque aumentano anche per la donna col passare degli anni. Quindi è importante che non venga presa con leggerezza, ma soppesandone bene rischi, costi ed effettivi benefici. Una piccola considerazione personale per concludere: come donna e come madre, non mi piace per nulla, ma direi anche come cittadina, l'idea che le nostre ragazze debbano anche solo prendere in considerazione di sottoporsi a una procedura del genere perché la società non consente loro di farsi una famiglia o comunque avere dei figli nel momento in cui naturalmente questo sarebbe più opportuno se e quando lo desiderano. Grazie a Roberta Villa. Ecco, come dire, il tema è veramente di grande sensibilità e ovviamente le opinioni sono tantissime e ognuno giustamente ha le proprie. Sta di fatto che però quello del social freezing è un tema di cui probabilmente parleremo sempre di più, è una scelta che fanno sempre più donne, però appunto come dicevamo prima citando i dati, è davvero sorprendente il fatto che poi le donne che effettivamente fanno scongelare gli ovociti e procedono con la fecondazione siano relativamente più poche rispetto a quelle che invece decidono di crioconservare gli ovociti stessi. In ballo ci sono diversi fattori e non soltanto la libera scelta di una donna, anche perché poi, appunto, come sappiamo, purtroppo libera davvero non è mai. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi, vi auguro un buon weekend e noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.